Onorevole Carfagna, il governissimo per spiegare a chi ci sta ascoltando è una cosa molto semplice, è un governo politico questa volta, quindi non un governo tecnico, appoggiato dai maggiori partiti, ad esclusione ovviamente del Movimento 5 Stelle, che io non credo che possa, diciamo, accedere ad una proposta del genere, che dal loro punto di vista sarebbe un'ennesima riproposizione di una mucchiata, diciamo, selvaggia, ecco, mettiamola così. Però questa proposta ha un altro ostacolo, cioè il fatto che per fare un governissimo, cioè un governo col PD e col PDL insieme, ci sarebbe bisogno, diciamo, di passare sopra alla discriminante nei confronti di Berlusconi che il PD pone, e questo praticamente rende impossibile anche questa soluzione. Oppure secondo lei questa è una soluzione che si può praticare, cioè che parlando di contenuti, come dice lei, si può arrivare ad un accordo? Cosa pensa? Ma il problema è l'obiettivo che ci si pone. Allora, se c'è una forza politica, il PD, che in questo momento si pone come obiettivo quello di, come dire, attutire il colpo di una sconfitta che ha tramortito Bersani e la classe dirigente del Partito Democratico, e che quindi insegue Grillo senza porsi però come priorità l'interesse, il bene del paese, la governabilità e la stabilità. Se dall'altro lato c'è una forza ormai politica, perché non la si può chiamare movimento, è una forza politica, quella di Grillo, che ha come obiettivo quello di cavalcare una protesta e di stare fuori dai giochi di un governo di salvezza nazionale, di salute nazionale, come vogliamo chiamarlo, per aumentare il proprio bagaglio di consensi. Se dall'altra parte ancora c'è una forza, e io ho apprezzato molto il suo editoriale, e l'ultima proposta sarebbe anche una proposta praticabile, però non fa i conti con quella forza che ha preso come coalizione più di un quarto del voto dell'elettorato, che ha in sostanza pareggiato le elezioni. Poi parleremo della rimonta straordinaria, eccetera. E questa forza si pone come obiettivo l'interesse del paese, e nonostante la delegittimazione che subisce da anni, nonostante gli attacchi violenti, virulenti, politici, mediatici della magistratura che subisce da anni, si presenta in TV con il suo leader e dice: la priorità, il bene cui noi tendiamo è quello generale, e l'interesse comune, e per fare questo noi siamo disposti, ovviamente non spetta a noi la prima mossa, la cosiddetta prima mossa, ma è un invito a dire: noi siamo disponibili, ci stiamo, purché però si parta dalle cose concrete. Quali sono le cose concrete? Quali sono le emergenze del paese? Il lavoro, la disoccupazione, la crescita, le tasse. Cioè, noi abbiamo detto: siamo disposti a mettere da parte gli interessi di bottega. Cioè, non ci interessa pensare, qui tutti pensano alle elezioni che ci saranno tra quindi un per anno. Esempio Berlusconi o europee, sarebbe europee o politiche. In nome di questo metodo Berlusconi sarebbe disponibile a dire: va bene, facciamo una cosa, visto anche che stanno riesplodendo delle vicende giudiziarie, per esempio a Napoli, diciamo, lui vergognoso, però comunque c'è questo problema, quindi comunque sia è sul tavolo, no? Cioè, mi fa piacere che si rida in questo studio, perché poi quando si esce da questo studio c'è un'altra realtà. Io pongo problemi politici, diciamo che comunque c'è anche l'esplodere di questo, e c'è un annuncio, perché il giaguaro non sono riusciti ad ammazzarlo, a smacchiarlo, e la magistratura prova a sparargli sulla nuca, no? Lì ci sono dichiarazioni che sono fatte da protagonisti, quindi comunque non è che la magistratura dovrebbe anche approfondire, ma diciamo che è innocente e che c'è questo problema, e resta il fatto che c'è una manifestazione annunciata contro la magistratura, quindi non è facile fare un accordo. Che ci arrivano da più parti da 20 anni ormai, siamo l'unica forza politica che responsabilmente dice: d'accordo, ma le stavo facendo una domanda che in questo momento sono finite le elezioni, quindi cerchiamo di entrare nel merito dei problemi. Era per farle capire. Sì, ho capito il suo punto di vista, d'altro non è chiaro. Però quello che volevo dirle è: Berlusconi potrebbe, per assecondare la buona riuscita di questo progetto che lei delineava, dire: va bene,
fate una cosa, io mi metto da parte, io sto nel partito, insomma, controllo la situazione dal punto di vista politico del partito, però per quanto riguarda le cariche, ministri, cose, no? Presidenti, Camere, Senato, Presidente della Repubblica, io mi tengo fuori. Non ci interessano cariche, però non a lei, a Berlusconi chiedo. Nessuno però può dire, come ha detto lei, la discriminante, facciamo fuori Berlusconi. Signori, se Berlusconi ha preso milioni e milioni di voti e ancora una volta ha portato il suo partito a recuperare... Vedo che la mia domanda è caduta, diciamo un po'. Significa snobbare il voto di milioni di italiani. Allora, lei intanto ci aiuta... Non solo delegittima Berlusconi un ragionamento del genere, delegittima quei milioni di italiani che l'hanno votato. Intanto, come ha capito, insomma, quando sento parlare di governo col PDL, cioè qui viene un po' l'itterizia a tutti, insomma, c'è una paura, che... sì. C'è una roba, sì. C'è un altro peste, governo col PDL, mamma mia, no? Siamo appena usciti. Forse si dimentica che... Le poche riforme fatte in questo paese le hanno fatte i governi di centrodestra, ma detto questo, da questo punto di vista, sono quasi 50. Però, se volete, ve l'elenco, se avete tempo, ve l'elenco. Già abbiamo avuto l'elenco delle cause di travaglio, ci può bastare, magari lo sgomento. No, io vorrei parlare di politica stasera, che è più interessante. Parliamo infatti di quello, esatto. Perché ringraziando Dio, cioè, voglio dire, proprio perché lei dice che avete riformato di più. Si tenta di accreditare delle tesi, fortunatamente poi il mondo all'esterno però diciamo che è, proprio è la diverso. Sua tesi, volevo, il fatto volevo farle che avete riformato volevo farle, da soli. Volevo farle notare una cosa. Quando prima Fo dice sarebbe un disastro per la sinistra, non per il paese. Cioè, quando io prima le dicevo l'obiettivo, la priorità, è il bene del paese oppure è il tornaconto personale di un leader politico del suo partito e quindi la sua sopravvivenza? Cioè, questo è il grande problema in gioco. Cioè, per noi va benissimo un governo Bersani-Grillo, a parte che stiamo parlando di un'ipotesi che mi sembra difficile da realizzarsi e concretizzarsi, perché Grillo ha sbattuto la porta in faccia, come ha detto lei, con grande eleganza a Bersani, quindi mi sembra un'ipotesi oggi difficilmente praticabile. Dura, diciamo, ma non si può neanche pensare, in un momento drammatico per l'Italia, in un momento difficile come questo, di replicare il modello Sicilia, a parte la differenza tra presidente direttamente eletto e presidente da eleggere con la fiducia. Cioè, non si può pensare di navigare a vista. Cioè, ci vuole un governo che fa un accordo non giorno dopo giorno, ma che fa un accordo su 3-4 punti precisi. Quali sono le priorità del paese, secondo noi? Una pressione fiscale insostenibile, che è salita negli ultimi 12 mesi di 3 punti percentuali, una disoccupazione che è salita dall'8% quasi il 12%, la sofferenza delle imprese, il fatto per esempio che la pubblica amministrazione non paghi i suoi crediti alle imprese, e poi ovviamente i tagli all'interno della pubblica amministrazione, non solo i tagli dei costi della politica, che ovviamente vanno fatti, ma anche i tagli all'interno della pubblica amministrazione, della burocrazia, i funzionari di Stato che guadagnano uno sproposito, i dirigenti per esempio di ministeri che guadagnano uno sproposito, perché è giusto tagliare i costi della politica, bisogna continuare sulla strada già intrapresa, è una soddisfazione che va data al popolo, perché bisogna anche creare empatia, se il popolo soffre è giusto che la politica soffra con loro e dia il buon esempio, ma attenzione, bisogna anche essere onesti e dire cittadini, non si risolve il problema dell'Italia, perché rispetto agli 800 miliardi di spesa pubblica quello che poi si riesce a racimolare è poco, quindi non si risolve il problema della sofferenza, della disoccupazione al sud e delle imprese al nord, a cui lei faceva riferimento. Però. Si dà l'esempio e va dato anche per esempio tagliando le pensioni d'oro, tagliando i vitalizi, tagliando anche gli stipendi, come le dicevo prima, di dirigenti e funzionari di Stato che oggettivamente superano la soglia e il limite della decenza. Quindi, secondo me, queste sono le cose su cui bisognerebbe trovare un accordo. Non si può navigare a vista. Non si può navigare a vista perché il momento non ce lo consente, perché è ancora alla porta la speculazione finanziaria, perché ancora dobbiamo dar retta ai mercati, perché c'è il problema del debito. Grillo dice non paghiamo il debito, che è una cosa bellissima da dire, no? Ma sappiamo tutti che non si può fare. Il problema è come ridurre il debito. Ho visto oggi un'intervista. Non lo dice più perché sa di dire una baggianata, del suo anche consulente... uscire dall'euro, no? Lui si è corretto, dice facciamo un referendum sull'euro, perché sa che sono del suo cose consulente economico sa che sono ha fatto, cose, dove sa dice che sono cose che non sono praticabili. Nemmeno...
favorevoli ad uscire dall'euro, ma certo, cioè che è una questione che dice che per la prima volta con molta nettezza. Quindi questo dico, l'interesse del paese, quella deve essere la priorità e l'obiettivo, e con questa priorità e con questo obiettivo bisogna cercare un accordo. Riescono a trovarlo Bersani e Grillo? Ben venga. È chiaro che la disperazione di questo signore, sì, ma voglio dire, io ho girato in lungo e largo la Campania negli ultimi anni, nell'ultimo mese, ed è una disperazione diffusa, perché i numeri a cui facciamo riferimento, no? Quando diciamo la disoccupazione è aumentata dell'11%, non parliamo di numeri, parliamo ovviamente di persone, di famiglie, di uomini, di donne che non riescono ad arrivare a fine mese, non riescono magari poi a sostenere una famiglia, a consentire ai propri figli di andare a studiare, eccetera. Ma questa, da questa è una situazione, delle cose più dolorose che ti possa capitare. Dire no a un figlio all'università è una cosa, guardi, che distruttiva, diciamo così. È una sofferenza, ovviamente, che insomma va e rispettata. Noi non riusciamo a immaginare, e noi quello che noi proponiamo, lei giustamente ha sottolineato, come per esempio il programma di Grillo, quindi lui va in contraddizione, perché il programma di Grillo, se venisse applicato in alcuni suoi aspetti, come dire, il programma di Grillo prevede una sorta di decrescita, no? Cioè un ritorno quasi ad una condizione agreste, bucolica, perché è contro le grandi opere, contro la... Però insomma, sarebbe interessante confrontarsi, no? Perché lui, sì, è, ma... perché lui è contro, cioè, le grandi opere, è contro la TAV, è per i prodotti a chilometro zero, è per l'orto in casa. Come dire, ci sono poi delle proposte che sono assolutamente condivisibili, ce ne sono altre che lasciano di stucco, perché io desidero che un paese cresca, non che decresca. Cioè, loro sono per la decrescita, ci sono alcuni parlamentari eletti che si sono espressi in questi giorni, ovviamente ho esagerato, ma è per dare, come dire, in maniera forzata, lo fate tante volte voi al contrario, lo facciamo noi per dare in maniera forzata l'immagine di quello che deriverebbe se venissero applicati alla lettera. Se io devo fare una fabbrica per poi inquinare un territorio, per poi creare un dissesto, così è meglio non farla, perché c'è un altro indice di crescita, no? Quello del benessere. È dignitoso quello che lui dice, cioè rifiutare il reddito di cittadinanza è una questione dignitosissima, certo, non si può lavoro, pensare, no? Esattamente, cioè bisogna creare le condizioni perché quelle fabbriche riprendano a lavorare, come attraverso un piano industriale che oggettivamente in questi anni destra e sinistra non hanno predisposto nel nostro paese, e attraverso in 20 anni abbiamo governato, 8 anni noi, 9 anni noi. Siete stati e 8 anni per voi. Mesi e mesi senza Sofferati, neanche non faccio il demagogia, la campagna elettorale è finita. No, ma è lei che quindi non faccia demagogia, perché la gente è stanca e ve l'ha dimostrato, la vostra superiorità, la vostra arroganza, il vostro snobismo non ha pagato, quindi basta, qui, finito. Detto questo, bisogna creare quest'area saccente, non ha pagato, adesso gli elettori ve l'hanno fatta pagare. Bisogna creare le condizioni perché quelle imprese possano riprendere. No, scusi, onorevole Carfagna, intanto diciamo, l'intervista di oggi di D'Alema al Corriere della Sera parla di Grillo, ma parla anche del PDL, cioè dice che la loro proposta si rivolgerà in due direzioni. Io le rifaccio la domanda di prima, non ha avuto molto successo, però è importante, secondo me. Sarebbe l'atteggiamento del giaguaro sarebbe completamente diverso se il giaguaro dicesse: io intanto mi metto su un albero e aspetto, voi abbeveratevi al laghetto. Cioè, nel senso di dire, va bene, per il bene del paese, io so che sono un elemento di divisione, lo stesso discorso potrebbe poterlo fare Bersani, per esempio, no? Perché se lo facesse Bersani, anche Berlusconi da parte sua potrebbe essere incoraggiato a farlo. Io mi metto fuori, però convergo, diciamo, su ipotesi che sono ipotesi necessarie per il Paese. Le abbiamo elencate, alcune potrebbero vedere tranquillamente un accordo anche di Grillo, perché è lui che le ha lanciate certe battaglie, riduzioni parlamentari, è una cosa che dite sempre, non si è mai fatta, insomma, si potrebbe fare. Guardi, lei trova accettabile questa posizione? Allora, intanto una domanda, sbaglia interlocutore ovviamente, no? Perché non è che sono la portavoce di Berlusconi. No, ma stiamo facendo un'analisi politica. Poi non è... dipende, un conto è dire Berlusconi deve essere escluso assolutamente. È un conto che si mette lui fuori. Allora, esatto. Parla però di una persona che nel novembre del 2011 non mi sembra si sia intestardito
a lasciare, quando c'era da lasciare il passo a un governo tecnico, cioè non è stato sfiduciato Berlusconi in Parlamento, né è stato sfiduciato dalla volontà popolare, però ha compreso la gravità della situazione in cui l'Italia si trovava, oggettivamente in Parlamento non avevamo i numeri perché c'era stata una diaspora, e quindi ha fatto un passo indietro. Quindi voglio dire, parla di una persona, onestamente, che quando ha dovuto sacrificare comunque il suo interesse di parte e di partito per il bene del Paese, ha dimostrato di farlo. Ma anche il messaggio di ieri, cioè io ritorno su questo, perché è l'unico che ha fatto comunque un messaggio mettendo al centro l'interesse del Paese, cioè Bersani insegue Grillo e comunque pensa a come non uscire tramortito da questa sconfitta, che è stata una sconfitta clamorosa. E Grillo ovviamente pensa a come moltiplicare il suo bottino elettorale, arrivare alle europee del prossimo anno oppure alle politiche del prossimo anno, magari conquistando il 50% dei consensi, e dice: io non farò un governo né con Bersani né con Berlusconi. Ma lui dice: io non farò un governo col PD, cioè alliamoci di volta in volta. E ho detto prima, è difficile immaginare un governo a guida Bersani o a guida D'Alema o a guida di qualunque esponente del PD che di volta in volta cerca poi l'accordo su determinate questioni. L'unico che ha detto: partiamo dalle proposte, cosa c'è da fare? Ci sono delle questioni, come si diceva prima... Restituire l'IMU intanto, direi, lo metterei come priorità, perché no? Cioè, peccato, che abbiamo fatto tutta la campagna elettorale, perché, arriviamo perché, al momento, peccato, poi... che non abbiamo vinto, perché l'avremo rimborsata nel giro di qualche settimana. No, guarda, scusate, ma continuo, così trasformiamo le domande serie in barzellette. Per fortuna io, cioè, voglio giro, dire, sono settimane e mesi che giro l'Italia a lungo e largo, c'è una cosa principale, ripeto, diversa da questo studio, esatto. Quindi non mi spaventano i ridolini, le risatine, le cose, proprio è come me, diciamo, questo mi scivolano addosso, posso dire quello che voglio. Qui è ovvio che si cerca di sostenere una tesi, e quindi vengo consapevole, non è che vengo pensando di stare ma a casa mia tra militanti del Popolo della Libertà. L'unico che ha fatto una proposta, e concludo il mio ragionamento, basata sulle cose concrete da fare, cioè riduzione delle tasse, riduzione dei costi dello Stato e quindi della spesa pubblica improduttiva, occupazione e quindi lavoro, riforma istituzionale per permettere a chi è andrà al governo, è stato Berlusconi. Quindi IRAP e IMU ce li mettiamo in questo pacchetto di priorità. Ma il PD non sarebbe d'accordo, quindi voglio dire, riduzione delle tasse, l'IRAP e l'IMU... Io mi auguro, come dire, se io fossi consapevole della realtà, cioè Bersani, quando ha fatto il suo discorso tre giorni fa, quando è stato, ha fatto un discorso ancora una volta scollegato dalla realtà, perché non ha parlato vagamente, ha fatto un passaggio sul lavoro, eccetera. Per noi, certo, riduzione delle tasse, ovvio, significa anche quello, però sono queste le proposte da cui partire. Poi, ripeto, se la nostra proposta non viene accettata, io ritengo che sia una proposta responsabile, che ha come obiettivo l'interesse del Paese, pace, cioè sarà poi il Partito Democratico tutti, ad assumersi la responsabilità non per tutti Cofferati, però il tema anche dell'IMU potrebbe essere, adesso la campagna elettorale è finita, si potrebbe mettere riparo. Guardi, a questa cosa, signora... lei che dice? Cioè per questa... io mi sono già espressa su questa vicenda. C'è non già ho avuto, sentita non con ho la signora avuto... lei. No, mi è stato chiesto in una trasmissione televisiva un commento su quello che era accaduto, e non ho avuto nessun problema a dire che ovviamente quello che era accaduto non mi piaceva. Non mi piacciono le battute allusive nei confronti delle donne, da chiunque vengano fatte, nei confronti di chiunque vengano fatte. Quindi non ho nessun problema. Potrebbe essere una gestione ovviamente diversa di questo dopo. Tutto quello che la signora ha raccontato è altrettanto grave, però mi permetta di dire, è grave anche dire che dietro c'è, così come io dico non mi piace, dico anche dire che dietro questa gestione c'è stata Silvio Berlusconi, bisogna dirlo, ma avere la certezza, perché altrimenti anche lì si afferma il falso, no? Come anche dire ha fallito, si può dire ha fallito come politico, ci mancherebbe altro, è un'opinione, poi uno la condivide o non la condivide, puoi arrivare a dire ha fallito come padre, come uomo. Vabbè, però lasciamo stare che dietro tutta la vicenda ci sia Berlusconi, la signora deve provarlo, altrimenti afferma delle cose false ed è grave farlo. Poi il mio giudizio sulla vicenda non ho avuto problemi a dirlo, ed eravamo in campagna elettorale, ma come dire, io non ho problemi a dire quello che penso, anche quando magari è in contraddizione con quello che
che fa, che pensa il mio partito, che vediamo pensa magari... se dopo questa cosa